Eccoci qua, buona serata a tutti, bentornati, siamo a Generazione 2.0, sono Stefano De Vecchi, come vedete abbiamo una grafica rinnovata alle mie spalle, ricordiamo già da subito l'indirizzo mail generazione20@libero.it, pagina Facebook Generazione 2.0. Oggi ho il piacere di avere due ospiti, ecco grazie Massimo che mi fa passare subito sotto in sovrimpressione l'indirizzo. Abbiamo due ospiti, abbiamo il presidente di un'associazione sportiva di ciclismo e il direttore sportivo invece di un'associazione di pallavolo. Allora andiamo a presentare da subito Maria Teresa Rossini, appunto detta Mari, che è un'amica, eccola qua da tanti anni, ma Buonasera a tutti, ben arrivata. E grazie. abbiamo anche Francesca Canali, col piacere questa sera di conoscere, che è il direttore sportivo, giusto? Correggo Esatto. se, Buonasera a ecco. tutti. Perfetto, ecco, ben arrivati. Siamo un po' nuovi di televisione, quindi non abbiamo proprio grandi problemi. Noi siamo qua, è una trasmissione appunto abbastanza informale nelle cose, quindi l'obiettivo è cercare di capire un attimino un pochino di più dei nostri preadolescenti, degli adolescenti. Allora, partiamo con la prima domanda, chiediamo a Maria Teresa, possiamo darci ovviamente del tu, nel senso in modo Certamente. informale. Cos'è lo sport, presidente dell'USC Caravaggio, di una squadra di ciclismo? Proprio 20 secondi per spiegare la storia dell'USC Caravaggio, della quale io ho corso oltretutto tanti anni fa, Naturalmente. però ecco, ricordiamo i nostri amici a casa, USC Caravaggio, ciclismo, cosa ci richiama, cosa ci ricorda e quant'altro. L'US Caravaggio Ciclismo, prima di tutto 43 anni che c'è, è nata nel 76, creata nel 75, prima affiliazione fatta nel 76, hanno raggiunto il massimo di 100 atleti tesserati, 100, un 100 atleti numero tesserati, importante, cioè, numero oggi le importantissimo squadre, che noi non raggiungeremo proprio mai piano perché piano, insomma, dai, adesso magari perché no, abbiamo incrociamo quegli le dita. obiettivi ma non così. Niente, Caravaggio ha avuto un fermo, diciamo, di un 20 anni, cioè veniva effettuata solo l'affiliazione e devo dire grazie a chi in questi anni ha tenuto fatto l'affiliazione, altrimenti scompariva la società. Dopo 3 anni fa ci hanno ricontattato, personalmente me e mio compagno Damiano Radelli, che è il fratello dell'ex professionista Mauro Radelli, ci hanno contattato chiedendo se potevamo collaborare alla rinascita di questa società. Società, certo. Abbiamo preso in considerazione la proposta e ci siamo messi in moto, senza però pensare a quello che poi veniva dietro, nel senso tutto quello che concerne Annessi e connessi, come famosi. mandare avanti una società, Non è specialmente come poco, insomma. presidente e anche come gestione della società e tutto. C'è da dire che questa società ci sta dando un sacco di soddisfazioni, a parte i risultati in sé, proprio a Certo. livello A di livello umano, relazione insomma, per intenderci. umano, genitori, bambini, problematiche che avevamo all'inizio sono scomparse quest'anno. Pian piano stiamo lavorando, 3 anni. Io mi sono prefissata di fare 10 anni di presidenza, dunque me ne Dice. mancano ancora 7. O parlando con i miei bambini durante un allenamento, ho chiesto anche a loro se un domani, spero, io ho la speranza che passo talmente tanto questa passione che qualcuno di loro possa diventare presidente o aiutarci addirittura a allenare. Questo è Beh, un insomma, altro. l'obiettivo è nobile, nobilissimo, insomma, è anche Ci vuole tanta bello, passione, ci vuole penso tanta in passione, tutto, insomma, molta passione. immagino che non è così facile gestire poi una squadra, immagino che i soldi, le difficoltà, gli sponsor, insomma, tante cose che stanno La maggior dietro. difficoltà adesso è cercare sponsor che ovviamente noi non troviamo, ma perché ripeto, stiamo pagando un fermo di 20 anni e chi c'era in precedenza comunque ha tenuto solo in L'affiliazione, insomma, considerazione senza dislocando sponsor a altre cose. E noi sinceramente stiamo pagando abbastanza questa Certo. cosa. Si spera nei prossimi anni. Certo. Piano piano, quindi ricordiamo USC Caravaggio, quindi una scuola, 43 anni 43 di anni, sì, storia, abbiamo insomma. festeggiato il 40° anno 3 anni fa, dove i bambini non pagavano nemmeno le iscrizioni, venivano gratuitamente,
da due atleti ci sono passati 22 ragazzi in prova, di cui 11 in corso, poi ovviamente come in tutte le società, non solo ciclisti, che in tutti gli ambiti, c'è il genitore che rispetta il regolamento, c'è il genitore che non rispetta. Io penso di essere un presidente anche Poi ci rompi. arriveremo sul tema, ci arriveremo sul tema. Presentiamo intanto la nostra amica Francesca Canali, giusto? Correggimi Esatto. se sbaglio. Squadra nuovissima di Sì, recente associazione costituzione. nuova, Ci aiuti nuova. a capire proprio un pochino la struttura, insomma, di chi siete, cosa fate e quant'altro? Noi siamo nati 3 anni fa come associazione sportiva di pallavolo ed siamo nati come i Monelli di Caravaggio. Poi è una cosa freschissima, è proprio recentissima. Abbiamo deciso di cambiare, diciamo, di evolverci, di crescere e quindi dalla prossima stagione sportiva saremo il Volley Caravaggio. Volley Caravaggio, lo Volley ricordiamo ai nostri Caravaggio. amici, Volley Caravaggio. Esatto. Noi siamo, vabbè, un gruppo di piuttosto giovane, siamo tutti quarantenni, a parte il presidente che Giovanissimi allora direi, perché ne ho 42 appena fatti, quindi bravo, giovanissimi, 43. quindi... Quindi siamo un gruppo piuttosto giovane, con delle idee, speriamo di riuscire a farle in qualche maniera passare e riuscire a trasmettere queste idee che abbiamo, perché diciamo che nella nostra realtà le associazioni che fanno pallavolo chiaramente sono tutte molto più vecchie e blasonate di noi, quindi con esperienze diverse. Certo, immagino. Noi abbiamo voluto fare qualcosa di un po' alternativo, un po' diverso. Guarda, Francesca, ti chiedo subito, come mai a Caravaggio c'è bisogno di una squadra di volley di pallavolo? Ci sono diverse squadre, sappiamo che nei paesi comunque limitrofi ci sono varie realtà. Perché una realtà nuova? Cosa portate di nuovo voi come Allora, realtà? Caravaggio, io permetto che non sono di Caravaggio, quindi è un paese che mi ha adottato. A Caravaggio non c'era un'associazione di pallavolo, ma che faceva solo esclusivamente campionati CSI. Il mio compagno è stato allenatore, è allenatore e ha allenato fino alla Serie C, e quindi è sempre stato dentro nella pallavolo, quella, diciamo, quella federale. L'idea è stata proprio quella di portare a Caravaggio un bacino d'utenza grosso. Lo sport fatto seriamente, seriamente nel senso fatto dalla federazione, quindi con dei criteri differenti da quello che può essere il CSI. Noi crediamo che lo sport serva a tanto e che cioè deve contribuire in qualche maniera a crescere individui sani e individui, si spera, anche educati, quindi oltre Fantastica questa cosa, cioè lo sport come, guarda, l'anno scorso, chiedo scusa, settimana scorsa abbiamo avuto come ospite Marco Villa, che è il commissario tecnico della nazionale di ciclismo su pista. Poi abbiamo avuto Claudio Moloni, che è il presidente, insomma abbiamo avuto una serie di figure, come dire, che a livello agonistico o per ruolo hanno occupato e occupano, insomma, un certo rilievo. E tutte riportano la necessità di, come dicevi tu, insomma, di trasmettere, cioè lo sport come sapere, come competenza per trasmettere dei valori ai giovani di oggi, perché tu sai che la nostra trasmissione è legata ai preadolescenti, adolescenti, quindi il nostro tema è questo. Quindi loro portano delle cose fantastiche, innovative. Tu, come direttore sportivo, e poi chiederò anche a Maria Teresa, qual è secondo te il ruolo che lo sport oggi può assumere per poter veicolare, trasmettere dei valori a questi adolescenti che, come sappiamo, basta vedere la cronaca quotidiana di giornali, telegiornali, tutta una serie di cose, non sempre è così. Vediamo questi adolescenti che fanno delle cose strane, questi, che poi non tutti, né, perché ci mancherebbe, non Fortunatamente. vogliamo generalizzare, ci mancherebbe, però voglio capire, secondo te, il ruolo dello sport oggi? Faccio una piccola premessa. Noi abbiamo 2 figlie, io e mio compagno, e diciamo che tutto questo l'abbiamo un po' creato anche per loro. Anche per loro, nel senso che poi loro, diciamo, potranno scegliere comunque da Certo, grandi cosa chiaramente. fare nella loro vita. Il fatto di farle crescere in un ambiente sportivo e sano, secondo noi, può far bene per tanti motivi. Innanzitutto io parto dal presupposto che oggi come oggi, cioè questi ragazzi hanno
la scuola che occupa la maggior parte del loro tempo e vedo che gli impegni scolastici sono, le mie sono elementari, ma comunque sono piuttosto tosti e quindi hanno bisogno degli stimoli fuori che non siano sempre solo il computer, il tablet, il cellulare. Quindi Aiuto, nel si senso che spera, no, hanno no, fatto si spera trasmissioni che su questo. attraverso lo sport si riesca a trasmettere innanzitutto uno stile di vita molto sa più sano di quello Beh, che trasmette uno stile di vita alternativo, quantomeno, come dici, può essere il alternativo, ma non termine. lo so, lo sport c'è sempre stato, io l'ho sempre fatto da ragazzina, ho giocato a pallavolo, ho fatto atletica a certi livelli, ho fatto nuoto. Lo sport serve, ti aiuta, ti fa crescere, cioè ti fa vivere senz'altro meglio. Oggi serve come anche un po' pretesto per far comunicare i ragazzi, perché purtroppo comunicano solo col cellulare, ma non si trovano. Noi vediamo, ad esempio, in palestra spesso situazioni banali, perché poi sono ragazzini, quindi che magari litigano per delle stupidaggini, proprio perché non sono abituati a gestire la relazione, perché Certo. comunque oggi non si gioca più per strada, oggi non si fanno più tante cose che magari noi facevamo e di Non è l'ordinario conseguenza per noi probabilmente, no? Il fatto di giocare con la famosa palla, eccetera. Quindi esatto. la pretestuosità, quindi come dire, lo sport diventa il pretesto per ragazzi, mettetevi qua e parlate, chiacchierate, discutete, litigate, fate X, però fate qualcosa che non sia Esatto. semplicemente come dire, utilizzate il semplice iPad piuttosto che altro. Esatto, però Quindi, fatelo fatto bene, nel certo. senso che, e qua nasce la nostra idea di proporre un qualcosa seguito da persone competenti, perché molto spesso la sola passione non Non basta, basta. ci vuole anche la competenza. Io penso all'insegnante, l'insegnante deve avere una formazione, non può andare a insegnare chiunque, idem in palestra, non ci può andare chiunque, non ci può andare il genitore solo perché è appassionato, no, ci vuole l'istruttore che abbia studiato, fatto quindi dei Sappia di cosa brevetti. stiamo parlando, almeno un'idea, Esatto. una Però purtroppo, cornice questo penso che sia una cosa serve, un po' certo. generalizzata, non di Caravaggio, ma credo un po' dell'Italia. Purtroppo a noi manca una Sai, cara cultura Francesca, che sportiva. apriremo un libro enorme su questo tema, che va dalla scuola, che Sì, no, no. va dal... No, è che in Italia manca una cultura sportiva. Va bene, la scuola, lo sport è pressoché assente, quantomeno Certo. nei livelli, nella scuola primaria manca, poi dalla secondaria in poi qualcosina, ma Certo. veramente Quindi poco. possiamo fare anche un appello a chi ci sta seguendo a vari livelli, quindi Si spera sempre agli che. assessori del comune banalmente, ma fino ad arrivare a Sì, no, livelli di deve regione, a livello essere di nazionale, Stato. di un ministero che si occupi di uno sport non tanto solo a livelli di risultati, ma a livelli Sì, anche no, non è solo di una impegno, questione di. di partecipazione, di serietà, di investimenti anche economici, mi viene a dire, perché molto spesso le squadre... Anche. Lo sappiamo e ce lo siamo detto, sono in difficoltà anche banalmente 50, le 100 euro che servono per questo e quest'altro, a volte le Ma anche magari agevolare squadre con delle politiche con delle politiche mirate, diverse, chiaro. soprattutto a sostegno delle fasce, quelle più, come dire, più piccole, nel Più senso che piccole, certo. comunque lo I sport bambini, insomma. deve crescere insieme al bambino, perché il bambino deve crescere nello sport. Certo. A me, io penso nel nostro difficilmente si arriva da adulti, soprattutto Non ci si se, inciampa, insomma, no, ma anche penso un per. po' tutti gli sport, nel Sì, senso sicuramente. che Poi lo puoi cercare. fare per divertimento e va bene, però se vuoi farlo comunque come sport Un certo federale, livello. O ti avvicini da bambino o da adulto, difficilmente puoi entrarci. Non lo fai, giochi la partita con gli amici. Occasionale, però Ecco. certo. Ecco, ringraziamo intanto Francesca Canali, Associazione Dilettantistica Sportiva, giusto, Sì. correggimi se sbaglio, Volley Volley Caravaggio, Caravaggio. giusto, siete in fase di cambiamento, mi Sì, dicevi, stiamo crescendo. state crescendo bene, quindi vi seguiremo, vi seguiamo, quindi siamo sempre qua. Faccio la stessa domanda a Maria Teresa Rossini, che è presidente, ricordiamo, del Caravaggio Ciclismo. 43 anni di storia, da 10 anni circa fermi, quindi siete alla ricerca anche voi un po' come tutti, un po' di sponsor, farvi conoscere, tornare come dire, a moltiplicare quello che sono un po' anche gli interessi di questi ragazzi, no?
Chiedo anche a te la stessa domanda: quali valori per lo sport? Cioè, oggi quanto lo sport può essere un veicolo di valori in una società dove abbiamo questi preadolescenti e adolescenti in grossa difficoltà, insomma, difficoltà di relazioni, come diceva prima Francesca, ma anche difficoltà a livello di riferimenti, quindi con delle famiglie con il loro perché, con la scuola con il loro perché. Quanto lo sport può essere la terza agenzia educativa, per intenderci? Sì, secondo me lo sport è la terza, come dici tu, cosa educativa. Il problema è riuscire a trovare un canale d'incontro con i genitori, perché tante problematiche arrivano proprio dai genitori. Io parlo sempre nell'ambito Certo, ciclistico, ciclistico, negli altri ovviamente ambiti parli. non mi permetto neanche di giudicare. Però noi abbiamo avuto molte più problematiche, invece di avere problematiche con i ragazzini, di averle con i Con i genitori. genitori. Perché tante volte cercano di prendere il ruolo di direttore sportivo o addirittura di non rispettare per primi loro le regole. Dal momento in cui tu adulto dai come esempio a tuo figlio che non rispetti tu per primo il regolamento, io come presidente faccio difficoltà a farlo rispettare al mio atleta. C'è da dire che quest'anno nella nostra società non ci sono tutte queste problematiche. Il ciclismo in sé, parlo per esperienza personale, è uno sport molto sacrificante. Hai pochi divertimenti, piscina anche da loro bambini che dici divertimento, sì. Il divertimento, io dico sempre, messo tra virgolette ai miei bambini quando gli parlo, perché gli dico, è vero, l'estate, la piscina e tutto, però devi darti tanti stop nel ciclismo. Ed è uno sport che devi impegnarti, è uno sport che ti tempra nella vita perché diventi un mezzo guerriero e sei uno sport comunque sacrificante e in automatico, secondo me, anche un indirizzo educativo anche quello, il avere regole, rispettare gli allenatori, i propri compagni di squadra. Noi non Anche permettiamo a l'avversario mi viene nessuno da dire, cioè il l'avversario. rispetto. Ma ci mancherebbe, a noi è capitato domenica che una bambina della nostra categoria è andata a controllare come stava una sua avversaria dopo una caduta e a me ha fatto solo che piacere che la mia tete, posso tranquillamente dire chi è Martina De Vecchi, che è tua figlia, è andata a sincerarsi che Valentina, un'altra bambina del Villongo, stesse bene dopo una caduta e la cosa mi ha fatto solo e unicamente che piacere, perché è quello che noi cerchiamo di passare ai nostri ragazzini. Ovviamente in gara tutti nemici, si dice, e fuori tutti amici, ed è la cosa bella. E poi in primis che io dico sempre, lo sport più che una società, noi la vediamo una grande famiglia. Se tu già la visualizzi come una grande famiglia, penso che venga più leggero andare tutti d'accordo, rispettarsi a vicenda, essere sempre limpidi, se ci sia qualcosa da dire, se ha uno scambio di opinioni, però secondo me lo sport adesso, come diceva, riprendo il discorso di Francesca, dovrebbe essere reintegrato nelle scuole, far più tanto sport, aumentare le ore di sport, ma anche perché lo sport è educazione, anche solo in sé fare i giochi della gioventù a fine dell'anno. Come le facevo io le elementari a fine dell'anno, si facevano le gare dei giochi della gioventù di atletica. Atletica ha dentro un sacco di regolamenti, vuoi sì, vuoi no, ti tocca rispettarli. È un modo come un altro per incentivare il bambino a socializzare, perché comunque quando sei in una squadra, come diceva giustamente Francesca, hai quasi l'obbligo di socializzare, altrimenti vieni escluso. Quello è lo sport, e come diceva ancora lei, bisogna che ci siano dietro delle persone competenti, oltre alla passione, ma persone competenti che sanno quello che stanno facendo. Certo. Allora, ringraziamo intanto, facciamo un po' il punto della situazione, Maria Teresa Rossini, che è il presidente dell'USC Caravaggio, che ci ha appena illustrato alcuni aspetti del ciclismo e non solo, e Francesca Canali, giusto, direttore sportivo del Volley Caravaggio, ormai siamo in fase di transizione, ma questo è, che ci stanno facendo compagnia appunto per le tematiche dello sport nel mondo preadolescenziale e adolescenziale.
Tutte e due mi sembra che stavate rimarcando il tema dell'importanza dello sport anche nei contesti scolastici, no? Quindi quanto oggi lo sport, oggi sappiamo che lo sport nel mondo scolastico è un pochino assente, quindi le classiche 2 ore di educazione fisica appunto lì finisce e come dire, la chiudiamo lì. Quando in realtà abbiamo dei ragazzi che a livello di preadolescenza e adolescenza hanno difficoltà a livello di cibo, di alimentazione, quindi i bambini anoressici o bulimici. Questo bisogna dirlo, sono dati in netto aumento. La mia domanda è quanto come dire, la materia, la disciplina di educazione fisica oggi è relegata alle 2 orette giusto perché a volte Qualche volta. purtroppo è un po' questo. Quanto questo può essere invece uno strumento importante per aiutare i nostri ragazzi a capire cosa mangiano, come mangiano, quando mangiano. Ecco, l'alimentazione quanto è importante non tanto solo per lo sport, ma anche nella vita ordinaria, no? Voi siete responsabili comunque di 2 squadre, ovviamente una di ciclismo, una di pallavolo, preadolescenti e adolescenti, ma quanto è importante l'educazione alimentare, per esempio? Oggi, come dire, ci pensiamo poco, sgridiamo i bambini quando hanno 15 anni perché mangiano cioccolato, vanno al fast food, ma quanto c'è la prevenzione, la consapevolezza a 6, 7, 8, 10, 12 anni di quello che mangiano? Questo è importante, mi rivolgo a Francesca, ma poi passiamo a Maria Teresa, per esempio. Voi siete nello sport dalla mattina alla sera, ci credete, lo ritenete uno strumento fondamentale. Chiedo a voi. Allora, è fondamentale. Allora, partendo dal presupposto che lo sport, cioè noi usiamo lo slogan che lo sport è vita, ed è vero perché comunque gli sportivi hanno senz'altro una prerogativa di vita migliore rispetto a un non sportivo. Gli eccessi si sa che fanno male. Si pagano anche cari perché poi lo sport lo sappiamo a livello comunque di un certo tipo. Sì, no, senza prendere in considerazione, cioè, è chiaro che lo sport professionistico vengono Certo. sicuramente curati. Il problema grosso è che non c'è una cultura, anche lì, una cultura sportiva adatta e che si presta anche a guardare queste cose, nel senso che spesso e volentieri si fa solamente diciamo, quello che è l'allenamento in palestra. Per un'associazione sportiva curare anche questi aspetti è un enorme lavoro. Noi abbiamo anche in questo senso un progetto che doveva partire lo scorso anno, che per vicissitudini varie non è partito e partirà quindi dalla prossima stagione, proprio legato all'alimentazione e all'educazione alimentare, che deve essere però gestita dalla famiglia, perché lì purtroppo tu puoi consigliare, puoi limitarti a dare dei consigli. Il grosso del Però se lavoro viene fatto dietro, dalle eh sì, famiglie, certo. che purtroppo sono sempre più bombardate da pubblicità di cibo pronto, semi pronto, Lo sai di veloce, fare un appello fast. al cibo sano fatto in casa? Io con mia figlia torno a fare il progettorto, l'orto in casa. Possiamo tornare a dire che forse, probabilmente, non lo sappiamo, non è certo, ma la cultura, io la chiamo così, la cultura contadina, il valore della fatica dell'orto, il cibo fatto insieme, le cose, proprio anche la preparazione, no? Delle cose fatte in casa ha un valore non soltanto qualitativamente più alto, ma anche educativamente più alto. Sicuramente. Cioè, il fatto di preparare la pasta in casa, è vero, ci vuole 1 ora, 2 ore, 3 ore a prepararla, il ragù, tutto fatto in casa. È anche vero che però c'è tutto un discorso culturale, io mi sto battendo da settimane, mesi, anni, che è una cosa completamente diversa, un po' quello che si diceva adesso, no? Quindi, Allora, questa è una scelta responsabile della famiglia. Purtroppo qua si entra poi in una sfera che è molto privata. Lì ci sono famiglie che prendono in considerazione questi aspetti e famiglie che non le prendono in considerazione per magari tantissimi motivi, spesso anche solo per ignoranza, perché comunque non ci si sofferma magari a pensare più di tanto quanto possa essere più dannoso un certo tipo di alimento piuttosto che un altro, ma perché viviamo tutti delle vite frenetiche, impegnatissime, oggi ormai le vite sono si frenetiche, lavora. sono Io devo bombardate dire. dalla pubblicità, tutto, No. ormai tutto pronto, tutto È che i tempi confezionato, sono veramente tutto ridotti. stretti, Io sono la certo. prima che lavora, cioè io ho il mio lavoro la mattina, poi ho una casa con 2 figlie da gestire, il marito,
Che è un'altra gestione, perché vedo mia moglie, è Esatto. un'altra E poi c'è gestione. l'associazione, quindi con tutto Certo. quello che ti porta via. Riuscire anche a fare semplicemente spesso la spesa e preparare la cena è dura. Non è facile, certo. Sono le scelte che si fanno a monte, però. E bisogna riuscire a magari a cambiare questo. Noi col progetto che abbiamo in mente è proprio lì, cercare di dare alle famiglie delle informazioni o quantomeno cercare di dare il più possibile, magari instillare quella curiosità nel dire forse c'è un'altra Curiosità. alternativa Cioè, a... già fatto forse, come dicevi, di instillare la curiosità, probabilmente già un pezzettino in più, Sì, insomma. perché poi tu comunque non si può intervenire nelle Certo. famiglie, quindi poi la scelta finale rimane sempre comunque in seno alla famiglia, ovviamente. Certo. Si spera sempre che i consigli che vengano dati vengano accolti, recepiti e che possano essere messi in pratica, soprattutto per il bene in fondo dei ragazzi, perché poi si parla sempre solo per il loro bene. Per il loro bene. Allora, ringraziamo intanto Francesca Canali, che è il direttore sportivo del Volley Caravaggio, quindi una nuova realtà nata appunto Caravaggio di recente. Sono Stefano De Vecchi, grazie Massimo per la puntualizzazione. Generazione 20, @libero.it, pagina Facebook Generazione 2.0. Io farei la stessa domanda a questo punto a Maria Teresa. Quanto il cibo, non tanto proprio come alimento, ma come strumento, può essere oggi importante per aiutare i nostri preadolescenti e adolescenti in un mondo che cambia, diceva Francesca, molto rapidamente, quindi con tutta una serie di riflessioni sul tema, perché poi verrebbe aprire il tema appunto della società di oggi molto veloce, ma quanto oggi, nel tuo caso, il ciclismo può essere come uno strumento per riflettere su ciò che si mangia, quindi fast food sì, fast food no, quanto può essere, insomma, cultura alimentare, perché oggi noi lo sport lo sottovalutiamo, secondo me, tantissimo, no? Sì. Bravo. Quindi oggi è solo legato alla performance, quindi sei arrivato primo, ultimo, secondo, quarto. Tutto il lavoro che c'è dietro spesso non viene visto. Lascio Bravissimo, è a te la parola. vero. Alla fine della sera quello che viene fatto dietro non viene mai visto, specialmente nel ciclismo, l'alimentazione è importantissima. Tu lo sai benissimo che corso in bici, non è a livello dei giovanissimi, però mi rilego a quello che ha detto Francesca. È giusto partire dalla base, cioè quando si è piccoli, a dare un'educazione alimentare. Uno perché è da piccoli che raddrizzi Certo. l'albero, perché quando poi cresce Ho già sentito storto, questo da motto. Mologni, dal presidente Mologni, è vero, ha detto una cosa Ringraziamo e giustissima, e salutiamo in saluto, questo momento, che ha sì. detto una cosa giustissima nella sua intervista, cioè quando l'albero è storto non puoi più raddrizzarlo, se tu non gli imposti un'educazione alimentare giusta. Loro crescono sapendo che qualsiasi cosa che mangiano va bene, a parte a livello sportivo, ma proprio a livello salutare. L'alimentazione è importantissima. Non puoi immagazzinare qualsiasi cibo spazzatura, come viene chiamato. Bambini di adesso, ragazzini, adolescenti, dei bambini, tutte cose, McDonald's, tutte cose, hamburger, Certo, patatine, tutto tutti i subito, qui ed cibi. ora, ciò che è Pronto, raccattabile dal come punto di dicevi tu, è vista. bello. Mi ricordo quando ero piccola, andavo nel nord con la nonna, raccoglievo la verdura, facevamo sulla marmellata. Il mio compito era fare le etichette col disegno della bicocca. Però io, quando poi mangiavo la marmellata, ero contenta perché l'avevo fatta io, l'avevo raccolta io, l'avevo fatta io. Ed era doppiamente più buona. È vero anche che adesso non abbiamo più tempo, perché noi Vero, genitori, certo. io ho un figlio di 19 anni. E ne ho solo uno, immagino quelli che ne hanno due o tre, l'impegno che hanno, però insieme alla società, al lavoro e al figlio, di tempo per stare in cucina ce n'è un gran poco. Ho la fortuna che mio figlio è cuoco ed è lui che mi riprende sempre in cucina come devo mettere Certo. l'olio, come devo metterlo, quanto, È anche perché. bello questa cosa che il figlio Sì, comunque sì, suggerisca al sì, sì. genitore cosa, come per Devo migliorare, dire che perché ero nel molto sistema è ignorante così in che funziona. cucina, nel senso, non in senso cattivo, però tante cose che ovviamente lui studia nella sua scuola, io essendo una Certo. casalinga in cucina, non sapevo. E devo dire che sto imparando molto da mio figlio a livello alimentare. E Beh, adesso ottima cosa, metterò in quindi bello pratica anche anche che un con i miei genitore tre acquisti piccoli.
dal papà, dalla mamma, ma anche il figlio, che comunque Sì, trasmette ai genitori tutta una serie di competenze che che i io genitori ovviamente magari non non hanno, so perché certo. non ho studiato Certo, uno fa la sua tutt'altro. scuola, ovviamente. Allora, ricordo che siamo a Generazione 2.0, una trasmissione che si occupa di adolescenti, ecco qua, generazione20@libero.it. Scusate, ma mi sono ingozzato un poco fa. Pagina Facebook Generazione 2.0. Allora, ricordo intanto gli orari di trasmissione che sono appunto cambiati. Lunedì alle ore 20 sul canale 99, martedì alle ore 22 sul canale 99, sul canale 95 venerdì alle ore 21 su Lodi Crema TV e Telesor Regina, canale 111 alle 21.30 del sabato. Quindi addirittura da 2 siamo andati a 4, quindi 4 volte, quindi veniamo trasmessi. Ringraziamo per questo Lombardia TV. Ricordo che siamo con Maria Teresa Rossini, presidente dell'associazione appunto un'associazione di Caravaggio di ciclismo, e Francesca Canali, che è il direttore sportivo appunto del Volley Caravaggio, in realtà nuovissima, quindi avete 40 anni di differenza di storia, 43 giusto, ma 43. avete conto i 3 anni, quindi siete un po' l'antitesi, però bello questa. Come secondo voi si può coniugare un passato storico, no? Quindi chiedo a Maria Teresa, un passato storico, quindi una realtà storica dell'USC Caravaggio, con una realtà nuovissima, cioè cosa ti sentiresti un po' di consigliare a Francesca che approccia ad oggi in un territorio come Caravaggio, come realtà dei giovani, dei preadolescenti, adolescenti? Consigli, non ho chissà che consigli da dare a Francesca, anche perché quasi quasi sono più bravi loro che sono freschi che noi. Siamo quasi sempre noi che andiamo a chiedere consigli su A loro, tante cose a certo. loro. C'è da dire che abbiamo una buona armonia tra noi squadre di Caravaggio. Se c'è bisogno di aiuto ci si aiuta e c'è una buona collaborazione per quello. Consigli non mi sento in grado di dar consigli a nessuno, forse sono l'ultima persona, anzi dovrei essere quasi sempre consigliata io dagli altri, perché sono anch'io fresca comunque di presidenza, 3 anni, e avendo una società così che è stata Pesante, mi viene da dire, pesante, insomma. sì, perché da una parte forse è meglio la loro realtà che è fresca e giovane. Io invece mi porto alle spalle una società che comunque ha avuto una grande storia, il Caravaggio, lasciando perdere gli ultimi 15-20 anni, però mi porto alle spalle una grande storia e riuscire a portare avanti il lavoro fatto dagli altri è difficile, Certo. perché non vuoi magari mancare di rispetto a chi magari ha speso anni e tempo dentro in questa società, non vuoi magari sempre sbagliare, è difficile portare È avanti la difficile. società, sì, specialmente l'adolescente Certo. adesso. Francesca, tu invece, rispetto a questi 40 anni che avete di differenza, no? Anagraficamente siete molto vicine, ma a livello di storia, no? Quindi lei incarna i 40 rotti anni di una tradizione di un certo tipo. Voi siete nuovi. Sì, allora, siamo nuovi come associazione, poi siamo nello sport da una vita, perché mio marito nella pallavolo è da una vita. Il nostro presidente in realtà è uno sportivo di lungo corso, anche medagliato, e anche è stato consigliere federale in un'altra federazione, in un pallavolo, quindi diciamo che la cultura sportiva noi ce l'abbiamo da anni. Nella pallavolo siamo arrivati come associazione da pochissimo. Io devo dire che comunque Caravaggio ha le basi per poter veramente creare qualcosa di positivo tra le varie associazioni, perché comunque sul territorio facciamo tutti lo stesso lavoro con i ragazzi di Caravaggio, perché poi Certo. fondamentalmente lavoriamo tutti con i ragazzi di Caravaggio ed è questo il nostro obiettivo primario, cioè lavorare con i ragazzi, per il paese, perché poi noi non abbiamo ancora degli obiettivi, delle mire, diciamo così, alte, nel senso che sicuramente non miriamo la Serie A. Non siete per la colonizzazione No, selvaggia no, 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 sempre non comunque, perché siamo, poi non pensiamo di non è arrivare in Serie A. detto, Poi chi lo sa chiaro. che magari tra 20 anni ci arriveremo, non lo so. Non è Siamo sempre qua questo, noi, non è come trasmissione, questo il quindi. nostro obiettivo. Noi pensiamo che nel momento in cui dovessimo avere un atleta
in gamba, che insomma può fare qualcosa a livello professionistico, noi pensiamo di indirizzarlo magari a società sicuramente più blasonate e più esperte di noi. Però la collaborazione sul territorio, secondo me, è fondamentale, perché poi di Fondamentale, certo. fatto, ripeto, lavoriamo comunque tutti con gli stessi ragazzi, l'utenza è quella. Quindi se cresciamo, se tutti quanti abbiamo l'obiettivo comune di far arrivare il messaggio che lo sport è salutare, lo sport fa bene, indipendentemente da quello che uno sceglie, perché poi ovviamente tutti hanno delle preferenze. Se però tutte le associazioni lavorano, diciamo, insieme per arrivare al comune obiettivo, la collettività sicuramente ne guadagna. D'altronde i Certo. medici sono sempre a dirci che lo stile di vita sano è quello migliore, un po' di sport, ecco. Certo. Quindi la collaborazione secondo me è fondamentale. Poi No, ma sono perfettamente bisogna essere anche d'accordo, nel senso intelligenti e che umili da io credo capirlo che, e insomma, esatto, una anziché farsi la dose, guerra dei poveretti, no, magari. certo, io credo che una dose di umiltà serva un po' a tutti oggi, no? Quindi dovendo proprio a 360 gradi tornare un pochino coi piedi per terra su tante cose, ma avremo da aprire probabilmente un mondo intero. Forse ripartire dallo sport, cioè lo sport come davvero, mi viene a pensare, come collante sociale, culturale, cioè quanto lo sport può essere uno strumento veramente per la trasmissione di valori, no? Quindi si parlava di 40 anni di storia, ma si parte anche dei 3 anni di storia, quindi se tutti probabilmente incarniamo socialmente parlando, parlo di Caravaggio, ma parlo di Treviglio, della Lombardia, perché voi sapete che andiamo su metà del territorio nazionale a livello di trasmissione, no? Quindi se tutti noi dovessimo forse incarnare un po' questi valori, probabilmente avremmo meno adolescenti problematici, meno preadolescenti problematici, meno ragazzi con problemi, forse mi viene da dire anche a livello di alimentazione, perché tutti probabilmente saremmo un pochino più attenti, un pochino, basta poco, nell'alimentazione, nel rispetto verso l'allenatore, la mamma, verso il compagno di squadra, verso l'avversario a volte, perché no? Beh, Perché è anche quello e forse. lo sport comunque è quello, nel senso che comunque noi siamo abituati, cioè nel nostro ambito, ad avere comunque delle regole che dobbiamo rispettare. Adesso io non conosco quelle del Sono ciclismo, noi uguali. nella pallavolo comunque abbiamo delle regole, cioè quando giochi una partita di campionato c'è un arbitro e ci sono delle regole e se fai un errore lo paghi, cioè, dire. Quindi non puoi fare quello che hai voglia. Devi per forza giocare secondo le regole. E quindi lo sport è disciplina e per forza ha un ruolo educativo, perché comunque nel momento in cui ci sono delle regole che tu devi rispettare in palestra, ti vengono comunque raccontate dagli allenatori, e sicuramente l'allenatore ha un ruolo educativo. E lo vedi quantomeno nell'ambiente sportivo, nella palestra, lo si nota. Poi c'è sempre magari la testa calda, perché sicuramente può capitare. Certo, l'ambiente che hai intorno magari non è così favorevole Certo. al dilagare di comportamenti magari scorretti, perché comunque diciamo che l'ambiente che hai intorno fa tanto. Chiaramente. Un parallelo, un minuto a testa, lo sport barra scuola, cioè quanto lo sport può essere uno strumento rispetto alla scuola, come vedete gli adolescenti oggi rispetto alla scuola. Partiamo da Maria Teresa, vediamo un attimino, proprio un minuto. Prima di tutto sempre la scuola. Da noi la prima regola nel nostro regolamento è andare bene a scuola. Lo sport viene sempre dopo, ma fa parte della vita. Nel senso, io dico sempre che tanti genitori, no, troppi compiti, non riesci a fare sport. Secondo me è un alibi che usano, perché penso che tutto si può ottenere con un minimo di impegno e di rispetto delle regole. La scuola ci deve essere per forza. La scuola è la cosa primaria della vita, la cultura, e lo sport avviene in parallelo e si possono fare entrambe le cose. Non deve essere vincolata o Certo. vado a scuola, oggi salto allenamento perché ho troppi compiti. No, impari a organizzarti, ti Bella organizzi. questa cosa dell'organizzazione, perché oggi sappiamo che molti preadolescenti e adolescenti hanno, e qua sottolineo ai genitori la difficoltà organizzativa, Perché sono poco organizzati. prepararsi la cartella, banalmente prepararsi la cartella, prepararsi i vestiti per il giorno dopo, prepararsi per andare. È Io vedo anche i miei vero, ragazzi, sono proprio in difficoltà sull'organizzazione, cose sì, minime.
sono in difficoltà. Quindi un appello a volte ai genitori, aiutate i figli a organizzarsi, date gli strumenti, ma fate fare a loro. Perché a volte i genitori sì, si sostituiscono alla grande ai bravissimo. Genitori. E questo è un problema. Quindi mamma e papà, lasciate a volte che i genitori, che i figli sbaglino, prendano la nota, vengono sospesi, perché no, la nota, ma che... non è un problema, non succede niente, possiamo dirlo. Quindi abbiamo un presidente di una squadra di ciclismo, direttore sportivo di una squadra di pallavolo, possiamo dire fate sbagliare a volte i figli. Si spera, dovrebbe. Si spera, no, diciamo un'altra voce. Devono... Si spera, no, perché è giusto così, insomma... Devono sbagliare loro. Devono sbagliare, perché certo. Per crescere devi sbagliare, come abbiamo sbagliato noi nella nostra crescita. Certo. Se c'è sempre dietro il genitore che risolve i problemi e l'ostacolo invece di farglielo saltare glielo fai passare in fianco, la certo, vita non va certo. Avanti. Devono Vero. Essere loro a sbagliare. Io in primis ho mio figlio di 19 anni, sbaglia lui e poi io poi lo riprendo. Ma deve fare i suoi errori. Certo. Altrimenti sarebbe troppo semplice, metti già, allora non fare questo è perché facile. Per sbagli. Schiaccia il bottone e tutto è risolto. Torniamo al discorso che facevi prima, certo. Trova sempre tutto pronto ed è secondo me l'errore più grosso che un genitore può fare, certo. Anche un presidente, un direttore sportivo. Se io parlo in primis per me, io ho messo il regolamento, se io in primis non lo faccio rispettare sarei un'ipocrita. Certo. Dal momento in cui metto nel regolamento, io battaglio per il mio regolamento, ma non perché, ma perché le perché regole non avrebbe senso viene... se no tutto quello che io ho 12 atleti, ma parlo per Francesca che ne ha 90. Se inizia qualcuno a non rispettare il regolamento, certo. Cosa fanno? Un assalto alla diligenza. Noi ne abbiamo solo 12. Ma l'esempio viene sempre dato dall'alto. È ovvio che se metto una regola sulla prima non rispettarla. Bravissima, è quello che dicevo prima. Ma torniamo al tema classico, come il papà e la mamma che dicono non fumare al figlio, e fumano lo fanno loro. E fumare. È chiaro che viene meno, cioè la risposta tradisce la domanda, quindi siamo sempre lì sul quanto il modello adulto diventi poi un riferimento per i nostri preadolescenti e adolescenti. Ma è normale che un figlio o un tuo atleta comunque ti osserva, certo. Nei tuoi movimenti, nel tuo modo di parlare, come ti poni, è normale che un ragazzino in fase di crescita segua e prende l'esempio dell'adulto, lo vediamo nei nostri certo. Figli, qualsiasi cosa tu fai lui vuole copiarti. In primis tu devi comportarti bene, certo. È fondamentale, automatico, poi c'è anche il momento di divertimento. Allora, quelli fortunatamente ci sono anche, perché se devono non sappiamo anche pure, se fosse solo devono un essere. Regolamento, imposizioni. Francesca, te è un po' un addirittura d'arrivo, la scuola, quello che si diceva con Mari, la scuola quanto è importante e quanto, ecco appunto, possiamo fare un parallelo tra scuola e... La scuola secondo, anche secondo noi cioè, è fondamentale, perché comunque oggi se non è un'istruzione, voglio dire, non arrivi proprio poco. Lo sport è importante insieme alla scuola perché comunque permette... Secondo noi, comunque di affrontare e magari di togliere quelle frustrazioni che la scuola invece ti dà, nel senso 8 ore di scuola sono tante, questi ragazzi hanno bisogno di uno sfogo, di una valvola di sfogo, meglio che la valvola di sfogo sia sana, quindi uno sport, piuttosto che la valvola di sfogo sia qualcos'altro, insomma. Esatto, una qualunque altra cosa magari meno sana, quindi se lo sport e la scuola cominciassero a dialogare in una maniera più seria, forse sarebbe, magari si riescono a trovare dei punti magari di collaborazione, perché no? Di sicuro in palestra certe cose non succedono, perché comunque non si ha il tempo per... poi non parliamo di cose, purtroppo si parla di doping, di quelle cose lì, in certe categorie, non fare è il nostro, 12 puntate su questo, non è il ma nostro problema, prossimamente su fortunatamente questo noi questi problemi ancora non li abbiamo, però sicuramente in questa fascia d'età, cioè il dialogo scuola e quindi anche associazioni sportive può essere invece qualcosa di proficuo, perché comunque riuscire anche magari a scaricare certe tensioni attraverso una cosa sana, certo. Che può essere uno sport. Ci può dare dei risultati. Lo sport è dinamismo, movimento, è l'opposto un po' di quello che la scuola chiede. Stai seduto, fai il bravo, ma seduto bene. Ci sta che la bene. Scuola chieda di stare fermo e seduto, però ci sta anche, dovrebbe anche starci il fatto che altro. Ogni tanto venga riconosciuto a questi ragazzi la possibilità invece di evadere. In Italia non funziona così, ma nel resto dell'Europa le scuole a livelli bassi hanno inserito l'ora di educazione fisica giornaliera, quindi un'ora al giorno viene proposta un'attività sportiva.
perché hanno bisogno i ragazzi di muoversi, cioè Certo. il movimento è ossigeno per il cervello, È quindi. chiaro che parlare di bambini è come parlare di movimento, non puoi parlare di bambini senza movimento, mi viene a dire. Esatto. Come la mamma, no? Io a volte quando faccio formazione dico una mamma che dice corri ma non sudare, cioè è È chiaro che è un impossibile, ma è po', un po' ma come come, si fa a ridere, è un po' come questa cosa che una mi ha. contraddizione in termini, insomma, Sì, no, ma questo. allora, quello che fa sempre sorridere parecchio è che ormai siamo una generazione di, cioè, questi bambini sono la maggior parte una generazione di disadattati con dei problemi incredibili, nel senso che purtroppo queste diagnosi di iperattività sono sempre. Oh, non so, magari ci saranno sicuramente dei casi, però spesso e volentieri, secondo me, a questi bambini non viene data la possibilità di esprimersi realmente. Non si può pretendere che un bambino stia sempre fermo, seduto, immobile, 8 ore al Certo. giorno. Guarda, su questo mi piacerebbe a questo punto invitarvi anche una prossima volta, quindi possiamo anche rimandare, perché è un tema talmente vasto, complesso, profondo, delicato, perché poi bisogna entrare e stare molto attenti su Ah sì, alcune no, cose, però senza, cioè, io sicuramente ci capisco, sono delle caro Francesco, difficoltà. io sposo completamente la tua idea di questi ragazzi che hanno bisogno di tante altre cose. Però ci sono anche tante realtà dentro qua, ci sono diagnosi e tutta una serie di cose. Però No, mi senz'altro. piacerebbe approfondirlo Però anche a magari livello proprio integrare, sportivo. forse integrare l'uno e l'altro, magari potrebbe permettere, magari invece di semplicemente di rendersi conto che non tutti i bambini hanno, ragazzi hanno in realtà qualche problema, semplicemente hanno bisogno di una valvola di sfogo. Sfogo. Famosi bambini con l'argento vivo addosso, una volta si diceva, no? Vedi. Io ero uno di questi, uno di quelli. Oggi sarei problematico, no, no che non lo sia, Nei tempi però moderni sì, però probabilmente sarei, ecco, la versione. Allora, concludendo, siamo addirittura d'arrivo, ricordo siamo a generazione 2.0, ricordiamo l'email, lo vedete sia dietro a me che ai nostri ospiti, generazione20@libero.it, pagina Facebook generazione 2.0. Maria Teresa, io so che voi avete un appuntamento al mese in estate, giusto? giusto. Ecco, ce lo puoi ricordare? Così almeno Allora chiediamo ai nostri amici facciamo. di segnarselo perché è importante. Facciamo le nostre prime due gare, finalmente dopo anni che non vengono fatte gare a Caravaggio. Faremo il primo memoria a Franco Radelli, gara di primi sprint a Brignano dove ci alleniamo. E il 12 di agosto sarà il primo memoria su Dati Giovanni, memoria di mia mamma, la gara su strada, che saranno l'11 e 12 agosto. 11 e 12 agosto, 11 e quindi 12 ricordiamo ai nostri agosto. amici, 11 e 12 agosto, segnarselo sul calendario, ovviamente possiamo invitare amici, amiche, tutti quelli che vogliono partecipare sono i benvenuti, sarà una grande festa, immagino, Sì, per le molto persone che anche. Anche perché vorranno ricordiamo papà di intervenire. Mauro e di Damiano, che è uno dei fondatori del Caravaggio, perché papà di Damiano Ravelli di Mauro è stato uno dei fondatori Ne ha maggior dell'SC ragione, insomma, che questa Caravaggio, cosa è proprio e mia mamma sentita e perché era una riconosciuta. accanita fans del Certo. ciclismo. Certo, grazie mille. Voi avete un appuntamento prossimo? Noi Non ancora? abbiamo finito ieri con la nostra festa alla gita, abbiamo fatto Siamo una arrivati gita. tardi allora, noi siamo Sì, arrivati tardi, vabbè, però. basta. Per questa stagione noi abbiamo finito, riprenderemo la nostra stagione sportiva a settembre. Noi siamo sempre qua quando volete comunque ricordare quali sono i vostri appuntamenti volentieri. Quindi se arriverete un giorno anche a livelli progressivamente, piano piano, passaggi di categorie, noi siamo qua, insomma. L'anno prossimo. Dai, una cosa per volta. Va bene, siamo addirittura d'arrivo. Ringrazio Francesca, ringrazio Maria Grazie, Teresa, grazie di grazie a te. essere stati con noi. Dovremo organizzare ancora una trasmissione perché abbiamo veramente il discorso doping, ma anche tanto altro da poter dire. Siamo a generazione 2.0. Se mi fai passare Massimo, grazie. Eccolo qua, generazione20@libero.it, pagina Facebook generazione 2.0. Ringrazio tutti, ricordiamo gli appuntamenti lunedì alle ore 20 sul canale 99, martedì alle ore 22 sempre sul canale 99, venerdì sull'Odi Crema TV canale 95 alle 21 e il sabato sul 111 alle 21.30 su Telesor Regina. Grazie a tutti, iscriveteci e a presto. Ciao a tutti!